Senti Nicola, non te la prendere, ma insomma questa intervista nasce anche dal fatto che dopo gli addii di Castiglia, di Foglia, se non abbiamo contato male, sei anagraficamente quello più esperto, diciamo così. Ti chiedo che effetto ti fa in questo gruppo, che tra l'altro ben conosci, recitare questo ruolo qua. Proviamo a ricontare magari. No, vabbè, tanto prima o poi doveva succedere, prima o poi... E cambiare non cambia niente, nel senso, come era l'anno scorso, come erano 2 anni fa, sarà quest'anno. L'apporto che proverò a dare al gruppo sarà sempre quello. È chiaro che più che altro abbiamo perso purtroppo dei compagni importanti da un punto di vista caratteriale, l'esperienza, insomma, che ci davano tanto, e ne abbiamo presi altrettanto, penso che ci possano dare lo stesso una grossa mano, quindi dai, iniziamo con entusiasmo. Senti, com'è stato questo periodo estivo tra relax e un po' di lavoro? Ne parlavamo prima, hai dovuto conciliare le due cose, è stato pesante oppure no? No, beh, c'è di più pesante, dai, sono cose che si fanno per cercare di presentarsi al meglio possibile poi ora che inizia il lavoro vero. Ecco, intanto il meteo prevede, insomma, una settimana di canicola totale. Dal punto di vista personale, questo è un periodo che soffri, che ti piace invece affrontare proprio per faticare, per entrare in condizione? Insomma, dimmi un po'. A soffrire lo soffro, questo è fuori di dubbio, però è un periodo che mi è sempre piaciuto, perché insomma stare in ritiro con i compagni vecchi, nuovi, stare coi vecchi, conoscere i nuovi, mattina e pomeriggio al campo, mi piace. Poi dai, la preparazione si sa che è importante, fatta in un certo modo, fatta bene, quindi ci sarà da soffrire, soffriremo, ma per un obiettivo importante. Tuo terzo anno qua ad Arezzo, ti chiedo che cosa ti aspetti da un punto di vista prima personale e poi di squadra, Niccolò? Quello che mi aspettavo l'anno scorso, quello che mi aspettavo quando sono arrivato, di divertirmi, di star bene, di contribuire con quello che posso dare a raggiungere l'obiettivo che ha di squadra e che deve essere sempre il fine superiore. C'è da alzare l'asticella, no? Questo è stato un po' il proposito annunciato anche pubblicamente. Ti chiedo quanto è difficile farlo in Serie C e che sensazioni hai da questo punto di vista dopo qualche giorno con i tuoi nuovi compagni, nuovi vecchi compagni. Sì, no, ma quello è giusto, di alzare sempre l'ambizione, di guardare sempre un po' più in alto. Hai detto bene, non è semplice, perché sappiamo che insomma la Serie C è un campionato un po' strano, difficile, forse addirittura quest'anno il girone più complicato dello scorso anno, però penso che la squadra ci sia. Mantenere sempre tanti ragazzi dell'anno prima, io penso che porti giovamenti, che porti sempre qualcosa di buono, guadagni sempre un po' di tempo, dai, nel conoscersi, nella costruzione della squadra. I nuovi non li scopro certo io, sono giocatori già affermati che, ripeto, sicuramente daranno una grande mano, quindi c'è solo da iniziare. Come convivi con le chiacchiere di mercato che ci sono, no? L'Arezzo sta cercando un attaccante che dovrebbe essere un nome importante, no? da mettere dentro il gruppo, e quindi comunque è un tuo collega di reparto. Ecco, come ci convivi con queste voci qua? No, ma ben venga. Io penso che, come abbiamo 4 difensori centrali tutti forti, 6 centrocampisti tutti forti, così uguale dobbiamo avere lo stesso anche davanti. La competitività nella squadra è fondamentale, l'avere più armi a disposizione è fondamentale. Poi io sono arrivato a un'età in cui sono abbastanza sereno per quello che succede fuori, quindi ripeto, giustamente ben venga tutti gli aiuti possibili che possono venire dal mercato. Ti chiedo solo un'ultima cosa, sono usciti i calendari stamattina, non so se hai già guardato una data da segnare col circoletto rosso. Ah, la prima giornata, si inizia da lì.